Buonasera, miei piccoli geni. Con somma gioia ho scoperto che QuickTime Player non fa registrare lo schermo dell'iPhone 4S. Quindi tutti i tipi di iPhone di nuova generazione sono supportati, tranne dal 4S in giù. Quindi noi possessori di dispositivi così obsoleti possiamo prendercela in quel posto e non usufruire di QuickTime Player. Grazie Apple, sei sempre magica. Mua, un bacio. Comunque, alla fine sto utilizzando Reflector perché è l'unico che mi consente di far vedere cos'ho nel mio iPhone. Cioè, finalmente io sto facendo un video di questo genere. È da tanto che lo volevo fare. Ecco, il latte è pronto per essere munto nel caso qualcuno interessasse. Ovviamente il mio iPhone non è nero, però adesso non ho voglia e tempo di stare a cambiare tutto. Quindi vi faccio vedere cos'ho nel mio dispositivo. Perché tutti fanno vedere le solite applicazioni: Facebook, Twitter, Google Plus, tutte le stronzate possibili e immaginabili, tra cui anche le applicazioni native dell'iPhone, di cui non ce ne frega una mazza. A me personalmente non me ne frega una mazza, cioè anch'io so di avere calendario, note, contatti, cioè siamo capiti. Vabbè, dunque, a parte le applicazioni effettivamente interessanti che possono essere iMovie, che può essere la suite iWork, io ho messo altre cosine. Per esempio, vabbè, per Twitter io ho messo Tweetbot perché sinceramente io lo trovo molto carino e mi piace molto l'interfaccia che ha. Quindi adesso vedete anche un po' di cavoli miei qua sulla schermata, vediamo se c'è qualcuno di interessante tra i miei contatti che ha scritto qualcosa di scemo, perché ogni tanto c'è. Oh, dell'email non manca mai, dell'email è sempre il mio amore segreto, però la mia lezione è liceo scientifico. Bravo dell'email, ho fatto qualcosa di utile anche oggi. Se no, oltre a Tweetbot, che fatto dare un'occhiatina, c'è anche Task che prende nota di tutte le cose che dovete fare, e anche Clear. Clear è abbastanza caruccio, ho messo qualche cosina così giusto per farvi vedere, e praticamente qua così create una nuova nota, tipo non so, dare un bacio a Delli, ecco, ed eventualmente posso aggiungere anche quando questo deve avvenire, tipo domani alle 16:45. Facciamo così e domani avrò il promemoria che alle 16:45 dovrò dare un bacio dell'imello. Poi, questo per farvi vedere un po' come funziona. Beh, Things, ho fatto già la recensione, quindi non starò qui a farvi vedere come funziona sull'iPhone. Poi c'è iTracking, che è carino, l'avevo scaricato tanti tanti anni fa. Praticamente c'è la disponibilità di tutti i tipi di Corriere Espresso su cui fare ricerche per i vari pacchi che vi devono arrivare. Magari se utilizzate eBay e il vostro venditore di fiducia vi fa attendere una vita, qui potete vedere se ha spedito, se non ha spedito, se vi ha fregato e così via. Poi, vabbè, Dropbox, chi se ne frega, lo conoscono tutti. Fotografia, allora ho messo Photoshop Express, poi ho messo Afterlight e poi ho messo InstaFusion. InstaFusion praticamente vi fonde le foto in maniera superlativa. Adesso vi voglio fare vedere un po' come funziona. Allora, brand, cosa sarà? Ah, ecco, ok. Qua vi scegliete dalla camera roll, in questo caso, se vedete cose coperte è solo perché, allora, per esempio, prendete questa, vi faccio anche vedere quello che fa. Poi prendete, non so, questa qui, e poi dovreste fare qualcosa tipo forse questo, e vedete che ha fuso le due foto, cioè è una cosa fantastica. A me piace un casino perché fa delle cose stupende. Poi, beh, potete anche scegliere quale altro tipo di dettaglio
vedete, intensità e molto altro. Poi Tagstagram, l'avevo anche recensita, serve per trovare i tag da aggiungere alle foto di Instagram, possibilmente se pubblicate, non lo so, la foto di un gatto, è inutile che ci mettete tette grosse come tag. Poi Intro Designer è molto carino perché ha delle intro molto belline che potete aggiungere eventualmente ai vostri video, e qua ci sono le varie categorie social, tipo c'è Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, vabbè, famiglia, ce ne sono alcuni di davvero carini. Comunque penso che siano creati un po' con Final Cut e anche Motion. Comunque ci sono varie categorie, poi in base a quello che fate scegliere. Ecco, questo è veramente bellino. Poi potete esportare, mi sembra, fino, non so se 720 o 1080p, comunque sono delle intro molto carucce. Poi c'è Paper Artist, anche qui insomma potete modificare le vostre bellissime foto. Io ho fatto il ripristino, quindi sono un po' di cose da sistemare. È veramente bellino, adesso non è che voglio farvi vedere tutto quello che fa, però poi vabbè, potete anche condividere le vostre foto modificate a destra manca, come al solito, per far vedere i fattacci vostri. Poi Clear Watermark, Watermark, dovreste sapere esattamente che cos'è, vi permette appunto di mettere una sorta di marchio alle vostre foto che non volete siano distribuite a destra manca, comunque pieno di copioni a questo mondo. Poi Photoshop Mix, che è una nuova applicazione di Adobe che non ho ancora provata, ma comunque è carina. Poi Animation Studio serve per creare delle animazioni, adesso non so se ci sia anche per iPad o nel Mac App Store, comunque qua vi create tutto quello che vi pare e potete proprio disegnare, anche creare i vostri omini, insomma dovete vedere un po' di fantasia. Movie Drops, anche questo può servire per fare delle introduzioni per i video di iMovie, ci sono vari tipi di effetti, ecco vedete qua è pieno, poi ve li potete modificare, sistemare come meglio credete, potete fare tantissime cose nuove Quindi anche questa è un'applicazione molto bellina, non mi sembra che costi neanche tanto, poi vabbè, chi ha il jailbreak non gli costerà praticamente nulla. Anche questo qua, Animation, serve anche questo qua per fare delle animazioni, un po' diverso dall'altro, Animation Creator. Vabbè, qua cosa ho cliccato? Ho cliccato un po' di cazzate, mi sembra logico. Dovevo fare un'altra cosa, ma vabbè, anche qui potete creare le vostre animazioni. Forse c'è anche qualcosa di già prefatto, però non ne sono sicura, perché io ho provato a fare qualcosina, ma non ho trovato niente, poi magari c'è. Vabbè, fotografia. Poi vabbè, WhatsApp, Spotify, Guida TV, interessantissimo Guida TV per vedere tutti questi meravigliosi programmi. In produttività che cosa c'è? Save to PDF, Scanner Pro, Goodreader. Allora, Save to PDF, vabbè, il nome è già una garanzia, salva in PDF tutto quello che volete. Goodreader legge i PDF, li esporta, li crea, fa tutte queste cose qui. Vabbè, Pages, Numbers, Keynote, che devo stare qua a fare la recensione. InstaWeb vi salva le pagine web, Instapaper vi salva quello che leggete nei vari siti, fa una specie di copia e incolla, l'ho usato poco però. Poi c'è PayPal, che vabbè. Poi Scanable, che mi pare faccia parte di Evernote. Poi Clips, che l'ho visto recensito, non mi ricordo se da Guerz86, penso di sì, praticamente vi copia, vi fa la copia e incolla di tutto quello che, anche in questo caso, che scrivete, che leggete, eccetera, ve lo riporta tutto qua nel programma. Vabbè, Day One, adesso non so se quando vedrete questo video avrò già fatto la recensione, comunque non ve lo faccio neanche vedere, sì dai, lo apro, tanto non ho ancora messo niente. Purtroppo con questa storia di fare ripristino a destra e a manca siamo sempre alle solite. Vabbè, qua vi fa vedere come funziona e qui vi fate
Ostello, sì, la localizzazione proprio sta nel certo che l'attivo, cioè ciuccia la batteria, che è una cosa stupenda. Poi vabbè, iTranslate, praticamente qui potete scrivere nella lingua che volete che traduca e poi lui traduce, potete sia parlare che scrivere. Poi giochi, vabbè, prima è uscito fuori che dovevo, non so se mungere le vacche o raccogliere non so che cosa, e Idei che è caruccio, Limbo che secondo me è un bellissimo gioco, Leo's Fortune devo ancora provarlo, poi c'è Bean Boy che è gratuito e Dumbways che io lo ritengo uno scacciapensieri perché fa delle cose veramente assurde, delle cose stupidine, proprio sono dei mini giochi fini a se stessi, non è che avete dei punteggi o altro. Poi, vabbè, Extra, ecco vedete Extra, ho messo tutte le puttanate di Apple. Tipo iBooks, che cioè, leggere su un iPhone 4S è praticamente impossibile, FaceTime che non lo uso, video che non lo uso, memo vocali che uso raramente, calcolatrice che faccio tutto a mente perché sono una grande, Meteo, Game Center, vabbè tutte ste cacchiate. Vabbè, poi Forza Football che invece l'ho visto recensito da Crede King perché io seguo alcune partite e se non le posso vedere mi piace vedere i gol. Beh, quotidiano.net praticamente è un'applicazione per ricevere delle notizie. Quando l'aprite potete anche scegliere che tipo di notizie vi interessano, se la cronaca, se sport, attualità, insomma, queste cose qui potete scegliere voi. Infatti ho messo dove sta? Ho messo qualche cosa, non mi ricordo più, comunque ho messo sicuramente cronaca, calcio e non mi ricordo, perché io sono una sportivona. Poi questo QRafter sono per i codici QR code, quindi praticamente dovete trovare un codice di questo genere che vi porti da qualche parte, vedete vi fa la foto e poi lo memorizza. Questo può andare bene per degli articoli che leggete o a volte anche per altro, comunque anche io l'avevo usato per il codice di accesso della mia rete wifi che prima era preimpostato e c'era questo QR code. Vabbè, poi mappe e chi se ne frega. Vabbè, poi c'è Telegram che lo uso con alcune persone, non con tutti perché la maggioranza usano WhatsApp. È molto carino, secondo me potrebbe anche servire. Poi vabbè, questo PHLO non mi ricordo, comunque sempre secondo suggerimento credo di Guerz86 l'ho scaricato. Poi vabbè, Google Traduttore, WhimSamNote che anche questo qua serve per le note. Poi c'è Todo che si è rinnovato ma non l'ho ancora usato. PowerGuard l'ho scaricato sempre sotto suggerimento di qualcosa. Praticamente vi scannerizza la memoria, vi dice quanto avete usato di memoria, poi c'è la CPU, quanto ne state usando, quanto è libera e poi potete anche fare delle piccole, come dire, potete anche sistemare alcune cose tipo cancellare file che lasciano le applicazioni quando le cancellate e così via. Adesso però sinceramente non lo faccio perché sennò stiamo qua una vita. E poi iFanface Pro serve per fare dei piccoli fotomontaggi, soldi deluxe per tenere sotto controllo le vostre entrate, le vostre uscite, specialmente le vostre uscite, e Notability che questo qua è un'applicazioncina che serve per scrivere delle note anche a mano, mi sembra, se non mi sbaglio. Sì. Poi si può anche condividere, anche qui tutti i fatti vostri li potete condividere dove vi pare. È un po'. Ah sì, potete anche scrivere una memo vocale. Sì, insomma è carino questo qua, l'ho preso gratis in offerta, quindi adesso non so quanto potrà costare, forse 2,99, chi lo sa. Vabbè, penso non ci sia altro da recensire, cioè recensire, farvi vedere. Credo che alcune applicazioni le avete trovate anche nuove, perché solitamente girano sempre le solite. Poi in realtà io ne ho scaricate tantissime, sono
solo che con 16 giga, ragazzi, non si va molto in là. Per cui chiunque abbia intenzione di comprarsi un iPhone, gli suggerisco di comprarne uno con una memoria corposa e corpulenta. Mi rendo conto che non esiste più quello da 32, c'è quello da 64, però almeno ci mettete tutto, applicazioni, giochi, se volete mettere giochi, musica, ma soprattutto non dovete stare lì a contare quanti mega vi porta via una foto, un video di questo, insomma, vabbè. Capite che sono un po' agitata per questo fatto. No, vabbè, non me ne frega più di tanto, però con le foto ne scatto diverse, ne salvo tante, per cui un po' mi dispiace avere poca memoria, ma rimedierò. Vabbè, direi che per questo video qua è tutto. Credo che scriverò le varie applicazioni che ho illustrato qui, e se mi ricordo, se no, se ce n'è qualcuna che vi interessa, scrivetemi in privato che vi do anche il link. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!